Allora, amici, qui siamo all'interno di uno di questi ambulatori per i vaccini con Medicine Subria. Ci facciamo spiegare come funziona. Ciao Marco, Buongiorno, grazie di essere buongiorno. venuti a trovarci. Questo è uno dei 5 ambulatori vaccinali dove accederanno i pazienti per la somministrazione del vaccino. Entrano, si siedono, facciamo. Entrano, si siedono, da questa parte troveremo una figura amministrativa e il medico. Ok. Verrà fatta l'accettazione del paziente, la verifica di tutti i documenti e il medico compilerà l'anamnesi insieme al paziente. Dopodiché, se l'anamnesi è favorevole alla somministrazione del vaccino, verrà chiesto al paziente di sottoscrivere il consenso e a quel punto verrà somministrato il vaccino. Dopodiché l'amministrativa provvederà alla registrazione, alla stampa del certificato e alla consegna dell'appuntamento della seconda dose, se prevista. Il vaccino verrà fatto qui, dove verrà fatto Il vaccino fisicamente. fisicamente verrà fatto qua, Ok, ci qua sono proprio, dove 5 ci troviamo. ambulatori vaccinali come questo e nel mezzo abbiamo invece la sala diluizione che è presidiata dagli infermieri che sono le figure addette alla preparazione dei vaccini, Ah, quindi alla possiamo, magari diluizione. facciamolo vedere, va. Facciamolo vedere qual è anche questa sala dove vengono preparati appunto i vaccini. Ripeto, qui siamo proprio all'interno della. Eccolo qua, perfetto. Questa è la sala diluizione, qui c'è la nostra infermiera Annalisa, Buongiorno che Annalisa. questa mattina ha preparato i vaccini per i medici che si sono offerti di fare le vaccinazioni domiciliari. Quindi per i vaccini a domicilio l'infermiera prepara le dosi già porzionate e pronte all'uso, vengono consegnati i moduli ai medici che vanno al domicilio dei pazienti per la somministrazione dei vaccini. Al termine rientrano qui al lab e noi forniamo gratuitamente il supporto per la registrazione nell'anagrafe vaccinale. Questa è la stessa sala che utilizzeremo quando inizierà la vaccinazione di massa, quindi sempre gli infermieri prepareranno le dosi per rifornire le 5 linee vaccinali. Inizialmente avremo da gestire il vaccino Pfizer e poi passeremo ad AstraZeneca. Ci sono modalità diverse, ma le nostre infermiere hanno fatto corso di formazione insieme ad ASS Antilariana e direi che siamo pronti per affrontare questa sfida. Un po' impauriti, come è giusto che sia, però. Ma anche molto stimolati, dai, Sì, ce eh? l'abbiamo messa tutta. È una grande squadra e da cittadina sono molto soddisfatta di aver visto una rete fra comuni che chiaramente non rappresentano la stessa espressione politica, eppure sono stati in grado di fare rete per consentire tutto ciò. I medici che hanno dato piena disponibilità per coprire i turni, perché qui lavoreremo 12 ore al giorno, con turni da 6 ore, quindi vuol dire impiegare ogni giorno 10 medici di medicina generale. Hanno aderito più di 100 medici. 12 ore al giorno, quindi una sorta di doppio turno, diciamo così, Sì, per il sono medico, due turni per il giustamente. personale amministrativo, per i Esatto. medici e per gli infermieri. E anche per gli infermieri, Quindi, giustamente. passatemi il termine, una piccola azienda da gestire, perché sono tante le persone che devono lavorare per far funzionare 5 linee vaccinali. E poi la grande rete delle istituzioni, perché tutto ciò è reso possibile grazie ad ATS e a SST, perché comunque noi abbiamo un coordinamento da parte di ATS e il supporto di ASST che comunque ci fornisce il vaccino tutti i giorni. E l'ultimo ringraziamento va a tutti i volontari che comunque ci aiuteranno nella gestione di questo hub. Grazie davvero, Grazie complimenti. a te.